Ben ritrovati, buon giovedì alla fine di questo Giro d'Italia, l'appuntamento numero 14 con Velò. Ovviamente parleremo questa sera del successo straordinario di Jai Hindley al Giro d'Italia, che dunque porta a casa in Australia per la prima volta un'edizione della Corsa Rosa, quella 2022. Faremo una disamina di quello che è stata in generale una corsa di 3 settimane che ci ha visto appassionarci, fare delle analisi in corso d'opera. Questa sera possiamo fare un bilancio quanto più possibile esaustivo e definitivo. Ovviamente oggi festa della Repubblica, buona festa della Repubblica a voi ovviamente che ci seguite e siete in tanti. Oggi c'era il Giro dell'Appennino, ha vinto Luis Menties, che conferma l'andamento straordinario della Intermarché, che oggi piazza 2 uomini sul podio dopo un Giro d'Italia veramente eccezionale, con insomma 2 vittorie, ma veramente condotto con grandissima intensità. Lo faremo con voi qualora lo vogliate, tutto questo. Rivedremo anche qualche pronostico azzeccato, qualcuno un po' più azzeccato delle puntate precedenti, con voi al 392-637-060, WhatsApp o SMS. Se invece preferite i social, siamo sulla, in diretta sulla pagina Facebook di Velò, eccola qua, e anche quella di TV6. Per chi è nostro appassionato fan, immagino che sarete milioni, sapete già, se avete visto la foto, chi sono i 2 compagni di viaggio questa sera in studio. Poi andremo anche in piattaforma. Ovviamente ha appena ucciso una zanzara, complimenti, Luciano Bottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Oh, ti vedo in forma smagliante, abbronzato. Sì, ho approfittato di questa giornata di festa per andare anche un po' in bicicletta, quindi mi sono rigenerato dopo questo bellissimo Giro d'Italia, dopo questa bellissima vittoria di Hindley. E qui eri un po' meno... Qui eri, vediamo una gamba. No, lì ero veramente qui con una gamba eccezionale, vero? Ecco, no. questo però è quando andavi, insomma, andatura, diciamo, turistica. Sì, ecco, turistica. Non quella dei giorni migliori. Eppure le conseguenze qui, dove eri? Qui in discesa ero. Ah, qui eri in discesa. No, però volevo fare una considerazione su questo Giro d'Italia che abbiamo seguito, ma veramente con tantissima attenzione, tutti i giorni. Io di Giri d'Italia ne ho fatti una decina, però il Giro mi volava nel tempo. Questa edizione del Giro, bellissima, ok? Ma mi è sembrata che fosse durata 3 mesi, guarda, non finiva più. Per fortuna che siamo arrivati alla fine con questa bellissima vittoria di Hindley, e ne parleremo durante questa puntata. Assolutamente, assolutamente. Oggi, insomma, sei uscito... Sei uscito in bici, ti abbiamo visto. Ecco, qui eri un pochino più provato, diciamo. Non eri proprio... Sembrava avessi scalato te il Fedaia. Insomma, stavo aspettando il caffè, quindi... Diciamo che qui eri... Qui veramente ho mandato un messaggio a Riccardo, che lui mi ha risposto prontamente. Quindi... Perché? Perché anche lui, lo saluto, anche lui era in bici. Ciao Riccardo! Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Sì, anch'io ero in bici e ho visto le pedalate di Luciano. Devo dire che gli devo tirare le orecchie, perché io... ero... Bravo! E lui senza casco alla vecchia maniera. È vero che noi quando correvamo il casco non era obbligatorio, però insomma, un esempio... va sempre dato, però con quel passo lì, guarda rischi... qua, no, ma con quel passo lì rischi non ne fa, quindi bravo. Ecco perché, bravo. Ecco perché. Oh, gli unici 2 forse che non sono andati in bicicletta, adesso glielo chiedo, altrimenti sono l'unico. Stefano Giuliani, ciao Stefano. Ben ritrovati. Tu invece oggi niente. Oggi niente. Niente, oggi riposo. Preparativi per la gara, per l'Adriatica Ionica Race, che comincerà sabato. Sì, sabato, va bene. E mi ha anticipato il magro per il casco.
È vero, sì, beh, sì, vabbè, sì, sì. devo andarlo a comprare. Certo, la strada è lunga per andarlo a comprare, eh? E va bene, va bene. Maurizio mi ricorda, giustamente, innanzitutto lo ringrazio già da adesso, mi ricorda che comunque vadano le cose, questa è pur sempre l'anteprima, noi ci fermiamo, tra poco, però, numero 14. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. A partire per questo appuntamento numero 14 con Velo, dunque successo per Jay Hindley al Giro d'Italia 105 edizione 2022 per l'australiano della Borans Grohe. Oh, prima della pubblicità vi abbiamo presentato gli ospiti, Luciano Robottini, Stefano Giuliani, Riccardo Magrini in collegamento, ma a noi fa piacere tantissimo la vittoria di Hindley al Giro d'Italia, perché poi in realtà è un po' anche un po' figlio della nostra terra, ma il più contento di tutti, dopo Hindley, ovviamente, è il suo direttore sportivo, Enrico Gasparotto. Buonasera, direttore, e finalmente, diciamo, qualche ora libera.
Buonasera, buonasera a tutti. Sì, dai, qualche giorno libero prima di concentrarsi sulla prossima, che sarà il Tour de Suisse, quindi lo start list della Bora abbastanza di peso, quindi siamo già concentrati sulla prossima. Ecco, quattro giorni dopo l'apoteosi di Verona, che un po' avevamo intuito ci sarebbe stata dopo il giorno del Fedaia, che effetto fa, se fa ancora un po' effetto, il successo di Jay Hindley? Ma è chiaro che forse non mi rendo ancora conto, in realtà, perché ok, nelle tre settimane del giro sei concentrato al giorno dopo, sei concentrato ad avere un po' tutto e tutti sotto controllo, vuoi che tutto vada per il meglio e il tempo passa e le tre settimane passano. A casa i primi due o tre giorni appena arrivi che ti devi un attimo realizzare che sei a casa, che magari devi prepararti da mangiare o che magari devi badare ai gatti che ho, no? Che non sei più abituato perché ho passato un mese fuori casa. Certo. E poi hai quei momenti di tranquillità che un attimo inizi a guardare indietro, analizzare il Giro d'Italia grazie a interviste o situazioni come stasera, e ti rendi conto, e mi rendo conto in realtà, di quanto i ragazzi siano stati la cosa che secondo me mi ha colpito, che mi fa piacere, di cui alla fine vado anche orgoglioso, è del fatto che i ragazzi sono stati veramente uniti e hanno capito l'importanza di un obiettivo così grande, hanno sacrificato le proprie ambizioni per il risultato pieno, e questo non è sempre evidente in team che hanno dentro il loro roster corridori di valore, e anche l'impegno dello staff, perché probabilmente anche lo staff ha realizzato che era possibile una cosa del genere, e c'è stato un'unione tra, sai, massaggiatori, meccanici, sempre un po' non sempre si amano questi due gruppi, però in realtà hanno lavorato bene. Questo è una cosa che mi rende veramente felice. Noi abbiamo detto, Luciano, che Hindley è un po' figlio della nostra terra, però nella nostra terra Enrico Gasparotto qualcosa ha vinto. Glielo facciamo rivedere magari e poi commentiamo con lui. Pippo Pozzato sulla destra dei vostri teleschermi, gentili telespettatori, c'è però Gasparotto, vince Gasparotto, campione d'Italia, una volata principesca. Questo poi è ovviamente la maglia tricolore a Montesilvano, 26 giugno 2005, Enrico Gasparotto si laurea campione italiano in Abruzzo, a Montesilvano. Insomma, l'Abruzzo nella vita di Gasparotto c'è sempre. Davanti a Pozzato, Giunti, Mori, Celestino, Marinangeli, Ferrara, Bellotti. Devo dirvi che non è un caso, no? Certe cose secondo me non succedono mai per caso. Jai ha vissuto in Abruzzo 6 mesi, ha vissuto con Umbertone alla Aran e ha vinto la tappa del Blockhaus un po' inaspettatamente, perché comunque si era staccato dai primi tre, no? E quindi era una giornata dove ha sofferto, però ha vinto. E fatalità, eravamo in hotel a Montesilvano, e dove eravamo in hotel? Vicino alla linea d'arrivo del campionato italiano del 2005. Quindi, e ci sono piccole cose, non so, che se poi ci pensi a posteriori sembra un disegno già deciso, no, in realtà. Certo. Però non è così, perché poi bisogna metterci del proprio tutte le volte, però questa cosa ci abbiamo scherzato, quello sicuro, a Montesilvano, e alla fine penso che per entrambi, sia per Jai che ha vissuto in Abruzzo, per me che ho ricordi bellissimi legati all'Abruzzo, è ovvio, senza poi nominare Danilo, alla fine ho vinto il mio unico Giro d'Italia che ho vinto da corridore, l'ho vinto grazie a Danilo, quindi nel 2007, quindi alla fine i ricordi sono sempre vivi. Però si arrabbiò Danilo quando prendesti la maglia in Sardegna, no? Questo è questo è verissimo, Magro, però devo anche dirvi che all'antidoping, quando aspettavamo di fare l'antidoping, Danilo mi guardò in faccia e mi disse: Gaspa, guarda che gamba che c'ho,
Tranquillo che vinco il giro. Così è stato. Adesso sarebbe fantastico farlo intervenire. Luciano. Enrico, torniamo un attimo al Giro d'Italia. Voi siete partiti dalla Bulgaria con Bulgaria. Dall'Ungheria. Vede che ti ha fatto male andare in bicicletta stamattina. Sì, sono troppo affaticato. Ascolta Enrico, voi siete partiti con un collettivo squadra molto ma molto interessante. Avevate appunto Hindley, però avevate anche Kelderman, Bugman, cioè avevate Kemna. Sì, e avevate una squadra molto forte e obiettivamente penso che alla partenza non c'era un leader principale nel tuo team. Forse la tappa del Blockhaus ha consacrato Hindley oppure avevate ancora dei progetti diversi lungo la strada? Allora, c'è da dire, allora Kemna lo escludiamo dai tre leader immediatamente perché Kemna è venuto al giro come battitore libero, consapevoli noi che gli avremmo dato delle libertà diverse lungo il percorso e anche consapevoli che è veramente un cecchino, quando è in fuga Kemna difficilmente sbaglia. E lo è stato così, io ero con lui alla Ruta del Sole, ha vinto la tappa, ma è stato così anche negli anni scorsi. Detto questo, sì, siamo partiti con tre leader e siamo partiti con tre leader sullo stesso piano. La formazione è stata decisa ancora lo scorso ottobre, novembre, e consapevoli di portare tutti e tre allo stesso livello al Giro d'Italia e consapevoli che ovviamente a un certo punto avremmo dovuto decidere. Cosa ho imparato io da direttore in questo anno è che molte volte i problemi si risolvono da soli, quindi ho cercato di non pensare troppo a questo, come fare, come risolvere, come gestire, perché tanto la strada poi disegna sempre chi è il più forte e chi no. Detto questo, però, bisogna anche fare un'analisi a ritroso. Avevamo tre leader, ok. Hindley ha avuto un processo di avvicinamento al giro molto costante, regolare, quinto la Tirreno, un bel Catalunya in supporto ai Ghita, subito fuori dalla top ten alle strade bianche, il ritiro in altura perfetto, ma arriva la Liegi dove non parte perché prende un virus. Parliamo di Kelderman, peggior approccio possibile al giro perché cade la Valenciana, l'inverno ha avuto un problema con un braccio, ha dovuto rioperarsi, quindi è partito tardi, cade la Valenciana, prende il Covid, va in altura in ritardo, arriva la Liegi e cade insieme alla Filippi nella maxi caduta, quindi peggior avvicinamento possibile. Bookman si ritira dai baschi perché è malato, fino ai baschi tutto perfetto, si ritira dai baschi perché è malato, ritarda la partenza per l'altura e arriva dall'altura direttamente al giro. Quindi noi, e questo ve lo posso dire, lunedì dopo la Liegi abbiamo fatto 1:10 di conference call per cercare di pensare a un plan B per il giro, perché se Hindley avesse preso una delle varie bronchiti che metà gruppo ha preso nel mese di marzo, voleva dire fuori dalla contention della classifica generale. Kelderman aveva dei punti al ginocchio dopo la caduta alla Liegi e aveva anche una piccola commozione cerebrale che fortunatamente è stata piccola perché se fosse stata grave non partiva al giro. E questo è stata, magro lo sai cosa vuol dire, una settimana prima del Giro d'Italia. Il nulla osta dei medici per Hindley e Kelderman è arrivato al venerdì prima di partire per l'Ungheria, e l'Ungheria siamo partiti al martedì. Quindi il nostro concetto è stato: prime due settimane di giro andiamo, prima settimana di giro dura, soprattutto in Italia con Etna, Potenza, Napoli e Blockhaus, dobbiamo uscire dal Blockhaus con meno danni possibile. Questa era la nostra idea. Cosa succede? Nella settimana dove dovevamo essere conservativi vinciamo due tappe, Etna e Blockhaus, venendo staccati sul Blockhaus tra l'altro perché non hanno colto
probabilmente chi stava meglio, Carapaz, Bardet, Landa, non hanno colto questo e non hanno sfruttato questo. È facile dirlo oggi col senno di poi, però così è andata. Stesso discorso sull'Etna. Tutti e tre i miei ragazzi sono arrivati davanti, ma tutti e tre all'arrivo mi hanno detto che erano al pelo. Bastava un qualcosina di diverso ed erano out. Beh, diciamo che Hindley su Blockhouse, secondo me, è stato molto ma molto intelligente, perché è salito soprattutto dietro Almeida, che aveva preso la salita con un passo molto più regolare, non è stato dietro a quei scatti di Carapaz e gli altri, e penso che sotto l'aspetto di intelligenza tecnica in quel giorno veramente si è superato Hindley. Ma non solo quel giorno, ve lo dico io, anche Lavarone per esempio. Lavarone ai piedi della penultima salita, quindi qui prima del Menador, ci ha comunicato per radio che non stava bene. La nostra idea era di attaccare sul Menador come squadra. Alla fine ai piedi del Menador avevamo 5 ragazzi su 25 corridori, che era il gruppo. E la nostra idea era di attaccare, di cercare di guadagnare sugli altri. Però abbiamo dovuto cambiare i piani perché già non stava bene, non si sentiva bene. E quindi lì poi cosa è successo? Poi andando avanti si sentiva meglio, però non ha mai voluto diciamo andare a colpo sicuro, andare a tutta in cima al Menador, perché comunque c'erano 8 km di pianura o di falso piano in salita addirittura verso l'arrivo di Lavarone. Ha visto che era con Wout Poels e quindi ha pensato bene che forse era meglio stare a ruota e sfruttare il lavoro del Bahrain. E questa è una lucidità che hai in un finale di corsa. Certo. E se hai questa lucidità in un finale di corsa, come l'ha avuta sul Blockhouse giustamente, come hai detto, questo fa sì che vuol dire che il ragazzo era sul pezzo e vuol dire che il ragazzo non è, ha pensato sempre, no? Prima di fare qualcosa, e secondo me è una dote. Enrico, un'altra domanda. Sulla 19ª tappa, quella che arrivava a Santuario di Castel del Monte, in quella tappa voi avete tirato per 50, 60, 70 km. Io, seguendo pure con Riccardo la tappa su Eurosport, Riccardo più volte vi ha messo un attimo sotto accusa, ma perché tirano? Effettivamente ci ha dato un po' di dubbi, ma perché avete tirato così tanto quel giorno, alla vigilia della Marmolada? Ce lo spieghi? Certo, ve lo spiego senza problemi, perché ormai il giro è finito ed è stato vinto. Vai. Però il nostro piano non era quello. Il nostro piano che avevamo deciso la sera prima o la mattina con i ragazzi era di... Allora, un'idea che era l'idea un po' più folle, che ho sempre avuto io, visto che ho provato il percorso lo scorso novembre ancora in macchina, poteva essere mandare due ragazzi in fuga, farli aspettare in cima al Manador, Hindley e Kelderman full gas, il Colovrat full gas, il Colovrat la salita dura, i due ragazzi aspettavano in cima e poi full gas fino ai piedi di Castelmonte. Questa poteva essere un'idea che ho spiegato ai ragazzi, però gli ho anche spiegato la differenza tra fare una cosa del genere come abbiamo fatto a Torino, quando il giorno dopo sai che hai un arrivo molto tranquillo perché Cogne non era duro, dove Ineos avrebbe fatto Ineos, preso il controllo, tenuto la corsa steady. Quindi anche se spendevi troppo, come è stato Torino, il giorno dopo, bene o male, sai, ti riuscivi in qualche modo a salvare. Spendere tanto la tappa di Castelmonte poteva portare, questo non si sa, perché finché non fai e non provi non lo saprai mai, però poteva portare a meno energie la Marmolada. E meno energia la Marmolada è una cosa che io personalmente preferirei non rischiare di avere, perché è così dura quei 4-5 km finali
che veramente puoi distruggere tutto quello che hai creato fino a quel giorno. Quindi i ragazzi hanno condiviso questo, quindi abbiamo detto che Castelmonte full gas come una volata dai piedi dell'ultima salita per vedere se rosicchiamo qualche secondo, tanto lo sforzo è minimo e non facciamo niente tutto il giorno. I ragazzi si sono fatti un po' abbindolare da quello che i loro colleghi del Bahrain gli hanno detto in corsa, che gli hanno detto che avrebbero fatto il collo vratta tutta e hanno voluto un attimo cambiare quella che era la mia idea. Non sono stato d'accordo, i ragazzi lo sanno e gliel'ho anche detto, però hanno voluto così, sperando che il Bahrain arrivasse in aiuto sul Colovrat, perché comunque da dove abbiamo tirato abbiamo utilizzato tre corridori che comunque avrebbero fatto gruppetto dal Colovrat in poi e che comunque non sarebbero stati nel finale della Marmolada, quindi non abbiamo bruciato, se vogliamo, i protagonisti del giorno dopo. Riccardo, prima di Riccardo fatemi salutare però la direttrice del Museo del Ghisallo, Carola Gentilini. Buonasera direttore. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Lo sfondo è virtuale, altrimenti fosse stato vero le avrei chiesto se ci faceva vedere la maglia di Jay Hindley, perché poi raccontiamo quello che è successo nel vostro museo. Ma so che Riccardo con Enrico Gasparotto aveva qualche curiosità. No, me l'ha tolte tutte. Me l'ha tolte tutte. Cioè, anzi, Riccardo fatto... disarmato, bisogna... Ciao Carola e buonasera. No, ciao Riccardo. Io Gasparotto non sono gay, lo bacerei tutto, perché quando uno ti spiega, un direttore sportivo ti spiega così compiutamente le cose e le strategie, che poi noi tutti volevamo che fosse quella, no? Perché sul Colovrat io mi sarei aspettato un attacco tipo Torino, quindi me l'ha già spiegato. Il discorso che diceva prima Luciano, quando tiravate mi sembrava quasi, cioè era un vantaggio per Carapaz, perché non aveva più tanti uomini anche il giorno di Torino. A un certo punto voi eravate in tre e lui era solo la ruota che facevate il lavoro come se fosse la Ineos. E quello mi sembrava un errore, però poi grazie Torino, perché cioè voi avete rovinato l'aspettativa, nel senso che a Torino avete fatto una corsa spettacolare, poi ha vinto Simon Yates e va bene, però avete veramente smosso tutto. E ci aspettavamo per la forza, perché tu devi sapere, Enrico, non lo so se lo sai, se l'hai visto o no, noi fin dal primo giorno, non sapendo ovviamente tutto quello che ci ha raccontato, però noi abbiamo sempre detto, al di là di tutte le teorie, Landa, Carapaz, Bardet, Almeida, Yates, tutti quelli, nessuno parlava di voi. O le cose, o loro lo sapevano, i problemi che avevate, oppure noi eravamo dei pazzi, perché avevamo sempre detto Boras Groe è una squadra sottovalutata, è per noi, l'abbiamo sempre detto in cronaca, sia con Belli e con Moser e Luca Gregorio, che mi hanno accompagnato queste tre settimane, abbiamo sempre sostenuto la teoria della squadra forte che avevate. Quindi non c'ho da chiederti niente, perché mi hai spiegato tutto, ma se cioè è veramente grazie, sei un direttore sportivo nuovo, tu hai vinto le corse importanti e sei stato un grande corridore, perché nonostante tu abbia vinto una decina di corse, ma di qualità, perché due Amstel non si mettono da una parte, un titolo italiano l'hai rammentato prima, ecco. Le esperienze, credo che l'unica domanda che posso fare è quanto è valso l'esperienza che tu hai fatto con Danilo Di Luca vincendo quel Giro d'Italia da giovanissimo, perché tu eri giovane in quel momento lì, quanto ti ha voluto dire, perché un conto sono le classiche e quindi fare una strategia di una classica è molto più semplice, e un conto è fare tutto quello che ci hai spiegato, perché qui è onore e merito tuo, va bene, i corridori sono stati bravissimi, però ecco, quanto ti è servito, se ti è servito, quel Giro d'Italia lì vinto alla Liquigas? Magro, assolutamente sì,
Io nella mia carriera ho vinto il Giro solamente con Danilo, e quell'anno 2007 in Liquigas penso che abbiamo gestito la corsa dalla Sardegna fino a Milano, perché la maglia l'ho presa io, l'ha presa Danilo, l'ha presa Noè, abbiamo tenuto la maglia per 3 settimane e non è cosa da poco, ok? Ragazzi, c'erano ragazzi come Pellizzotti, Nibali, cioè ragazzi forti in squadra. E devo dire che mi è servito quell'anno, sicuramente mi è servito, perché le mie riflessioni sul Giro di quest'anno sono state fatte in base ovviamente all'esperienza maturata negli anni. La mia è quella con Danilo e quella con lo squalo, con Nibali, perché ho fatto un podio nel 2017, ho fatto in Bahrain il Giro con Nibali ed ero parte del team. Nel 2014 ho fatto il Giro con Fabio e anche lì siamo fatto podio, anche Fabio, primo podio di Aro della sua carriera, e siamo partiti con una squadra che era più incentrata su Scarpa, perché Fabio era ancora giovane e Scarpa purtroppo è stato male quando abbiamo scalato Gavia Esteve sotto la neve, e siamo rimasti con Fabio e non avevamo una squadra iper attrezzata. Ho fatto un Tour de France, l'unico della mia carriera, con Jakob Fuglsang. Eravamo in 5 al Tour e Jacob ha fatto 6° in classifica generale. Queste esperienze. Ho fatto un Giro d'Italia con Vino quando era maglia rosa, io all'Aquila, quindi per questo l'Abruzzo ho bei ricordi bellissimi, ma anche l'Aquila che mi è costato un sacco, dove Vino era in maglia rosa e io mi sono ritirato dal Giro ed è l'unico ritiro del Giro. Tutte queste esperienze sono un bagaglio, penso, grande. E se una persona riesce a analizzare nel dettaglio quello che è stato, poi ovviamente porti qualcosa anche dopo. Poi è chiaro che era un ciclismo probabilmente diverso, un'impostazione diversa, Ineos Sky non c'era, però io credo che tutte le esperienze che noi facciamo quotidianamente sono un bagaglio che serve ad affrontare quello che ci aspetta, insomma. Ecco, parliamo un attimo. Una domanda sola, una curiosità che ho da un po'. Quanto sarebbe cambiato se Bardet fosse stato ancora dentro e Yates non avesse avuto quel problema lì? Nel senso, pensi che vi avrebbero aiutato quelle due squadre lì a fare anche altri tipi di strategie o no? Yates sarebbe stato curioso, perché per me era uno dei favoriti del Giro. Bardet sono sempre stato convinto che avrebbe pagato la 3ª settimana, perché era troppo forte al Tour des Alpes, già troppo in palla, e in un giro come questo il rischio è che poi paghi la 3ª settimana, perché la 3ª settimana per me era impegnativa quest'anno al Giro. E quindi se chiedi a me, Gaspa, non ho mai preso in considerazione Bardet come un grossissimo pericolo, perché la 3ª settimana ha sempre avuto perché era troppo in palla al Tour des Alpes. Ma Yates sì, però. Stefano, volevo chiederti a te un giudizio su come ha condotto e quello che ci ha spiegato questa sera Enrico Gasparotto, perché poi da corridore è salito sull'ammiraglia ed è la generazione ovviamente molto più giovane della tua. Ecco, nuovi direttori sportivi come li vedi? Crescono bene? No, crescono molto bene. Allora, è successo anche a me quando ero giovane, molto probabilmente come lui. Poco tempo fa. 80 anni. Con la cantina Tollo, quindi sei ancora anche un po' corridore, non so se poi bisogna chiederlo a lui. Sei in feeling con gli atleti, c'hai più energia, carisma e soprattutto riesci a capire la psicologia di quel momento. Quindi l'ho vissuto, ma oramai è passato tanto tempo. Ho sentito un po' di sue interviste, è un ragazzo che io personalmente forse ci siamo visti qualche volta, qualche gara, e gli devo fare i complimenti perché, come ha detto Magro, ha una lucidità nei dettagli, è una cosa impressionante, e quindi gli faccio solo i complimenti. E poi c'è anche la gioventù che ti dà quella grinta in più che trasmetti, non perché io non la trasmetto più, ma non è la stessa cosa, cioè. Perché il ciclismo di una volta, lui ha corso penso fino a 2 anni fa, se non sbaglio,
2020, sì. Sei ancora corridore in macchina, ho visto piangere all'arrivo, i crampi alle gambe, tutti i giorni tesi per 22 giorni, quindi so che significa, è normale che io adesso sono cambiato, si dice sei più saggio, no? Sei un po' più rassegnato perché la forbice del ciclismo è molto larga, quindi ci vuole anche dopo, come si dice, i cavalli vincenti per farti venire quell'adrenalina, a volte pure adesso quando ti stacchi ti rilassi e dici andiamo all'arrivo, parliamoci chiaro. Assolutamente. Però complimenti veramente, perché poi è moderno con l'inglese, io e Luciano non so se magro parliamo inglese, noi parliamo abruzzese, okay. C'è la differenza. Come Indle? Beh, Indle vi capirebbe, no? Assolutamente. Complimenti, a proposito veramente. Dei complimenti di Stefano Giuliani, io gli faccio innanzitutto i complimenti per la t-shirt, che mi dà anche il gancio per, a proposito di maglie, andare dal direttore del Museo del Ghisallo, Carola Gentilini, perché, direttore, che cosa è successo? Ma non avevate riconosciuto il vincitore del Giro d'Italia? No, ma in realtà, intanto buonasera a tutti un'altra volta. No, in realtà è arrivato in un momento in cui c'erano molte persone in ingresso, in biglietteria, e soprattutto era accompagnato dalla sua ragazza che si è avvicinata per fare il biglietto, quindi è stato un po' difficile. Certo. Cioè si è veramente, diciamo, mimetizzato fra gli altri visitatori, che poi in questo periodo abbiamo moltissimi visitatori stranieri, soprattutto perché è un periodo della stagione dove gli stranieri sono sicuramente il numero maggiore, per cui è passato veramente inosservato. E poi quando l'avete visto con la maglia rosa avete pensato, ma dove l'ha rubata? A chi l'ha rubata? L'ha rubata al vincitore del Giro d'Italia? Beh, quando è arrivato, chiaramente poi si era anche calmata la folla in ingresso al museo, per cui vedendo la maglia rosa abbiamo guardato il viso, è stato impossibile non riconoscerlo subito e ovviamente festeggiarlo nel miglior modo possibile all'interno del museo. Quindi ci ha consegnato la maglia, come potete vedere dal filmato in questo momento, ha voluto appenderla personalmente in questo espositore, in questa meravigliosa parete che abbiamo al museo, che conserva questa collezione penso unica al mondo di maglie rosa, che è una collezione che abbiamo costruito e realizzato negli anni in collaborazione con Gazzetta dello Sport, RCS, proprio con l'obiettivo di ritrovare almeno una maglia per ogni Giro d'Italia, chiaramente quelle delle edizioni più vicine a noi è molto più facile, ma la vera difficoltà è stata riuscire a ritrovare le maglie delle edizioni, certo, più antiche, dove la più vecchia che abbiamo è quella del 1935 di Bergamaschi, quindi è una collezione fantastica. Poi vedere, come potete vedere anche alle mie spalle, questo colpo d'occhio rosa e vedere a confronto le maglie di epoche diverse, sicuramente un'emozione incredibile, se poi si entra poi nello specifico di vedere da chi sono state indossate, quindi ogni maglia è veramente una grande storia, una grande storia di sport. A Magreglio in provincia di Como, prima di salutare Enrico Gasparotto, peraltro la maglia di Indley è sotto quella di Simoni, a fianco a quella di Bernal. Direttore, anche dal come sistema la maglia probabilmente possiamo capire che tipo di personaggio è. Noi un po' lo conosciamo, ma più o meno è rimasto, mi viene da dire, esattamente quello che abbiamo avuto qualche anno fa ospite qui da noi in trasmissione, cioè con una semplicità anche nei gesti veramente incredibile questo ragazzo. Sì, era molto molto emozionato lui stesso per la situazione. Noi potete immaginare, ovviamente siamo stati veramente colti da una gioia, un entusiasmo pazzesco, e lui con grandissima umiltà e anche devo dire che c'erano visitatori all'interno del museo e anche nel momento in cui non l'abbiamo riconosciuto neanche altri visitatori, perché veramente è stato molto schivo all'inizio, poi chiaramente quando è stato riconosciuto con grandissima disponibilità si è reso disponibile a fare fotografie, autografi, insomma, quindi a condividere questo momento anche con i visitatori all'interno del museo.
Per Enrico Gasparotto, stessa domanda. Ettore, insomma, anche nel modo, sempre con quell'aura di semplicità, quasi come se stesse disturbando. Jai è così, Jai è una persona molto semplice, non ha grilli per la testa, è veramente a volte è quasi... Cioè, un vero leader, un capitano a volte deve essere un po' furbetto, no? Invece Jai con i suoi compagni è stato incredibilmente bravo. E questo l'ha ricevuto poi in cambio, perché lui è stato veramente un grande con gli altri ragazzi e in cambio i ragazzi sono stati tutti a disposizione, tutti pronti per sacrificare le loro glorie per Jai. E questa è una caratteristica, è molto anche calmo, secondo me, è il fatto che alla fine ho letto qualche intervista che ha rilasciato e ha detto che l'unico momento un po' non era sotto controllo è stata la foratura negli ultimi 3 chilometri a Treviso, che parliamoci chiaro, è qualcosa di veramente incredibile, perché poteva succedere in un altro momento, però per il resto ha dichiarato è stato tutto sotto controllo. Però vuol dire 3 settimane sotto controllo e non è, è una dote che secondo me io ho riconosciuto molto in Vincenzo, è sempre stato veramente tranquillo, lui si faceva prendere più che altro dalle pizzicate dei giornalisti ma non dalle situazioni di corsa. Jai alla fine in realtà è veramente super tranquillo ed è un piacere ovviamente lavorare con persone così. Enrico, una domanda. E dopo questa vittoria di Hindley subito hanno fatto un paragone con Pogacar o possibile anche un confronto tra un anno o 2 anni al Tour de France. Io ritengo che questo ragazzo abbia veramente dei grandissimi margini ancora di miglioramento e Pogacar secondo me il migliore già l'abbiamo visto. Tu che pensi fra una stagione, due, un confronto Pogacar-Hindley al Tour possa essere una cosa fattibile e che tipi di miglioramenti vedete su questo ragazzo, voi che lo state crescendo da molto vicino? Ah, è chiaro ed è anche una cosa normale che dopo aver vinto il Giro si pensi direttamente al Tour per gli anni successivi. E quindi prima o poi succederà che si dovrà scontrare con Pogacar, visto che credo che l'idea di Tadej è quella comunque di correre Tour e probabilmente avrà anche in testa di fare il record di maggior Tour vinti, visto la giovane età. La cosa che secondo me è degna di nota da sottolineare è che probabilmente nel 2020 tutti pensavano che Hindley fosse una meteora o che avesse fatto rischiato di vincere il Giro, che poi perse all'ultima crono a Milano. Con questo risultato pieno, alla prima vera, la prima volta che veramente ci ha riprovato, vuol dire che forse ha un talento incredibile per le corse a tappe. E ha ribadito anche dopo questo Giro che lui si sente molto a suo agio nella 3ª settimana, come lo era stato anche nel 2020. Quindi penso che le caratteristiche per far sì che Jai possa diventare veramente un grandissimo delle corse a tappe ci sono. È chiaro che probabilmente dovrà migliorare le sue capacità a cronometro, però non prendetela male. Secondo me se fossimo arrivati al cronometro di Verona vicini in termini di secondo, Hindley avrebbe stupito tutti. Bravo. Perché era più fresco, perché andava di più. E io credo che avrebbe veramente fatto una gran crono, probabilmente la migliore della sua vita. La curiosità nostra in realtà è stata, sarebbe stato bello vedere una crono full gas di Jai per vedere veramente i suoi limiti con un grado di condizione che ha ottenuto quest'anno, perché in realtà non ci sono dei termini di paragone, però a posteriori devo dire meglio così, meglio 1:25 di vantaggio, l'abbiamo vissuta un po' meglio. Io ringrazio Enrico Gasparotto, grazie davvero, perché si è collegato ed era ancora giorno, adesso si sono accese alle sue spalle le luci della notte, vuol dire che abbiamo rubato mi stanno più, aspettando per più cena, tempo di quello che avevamo promesso e chiediamo umilmente perdono, però complimenti ancora, ci faceva piacere averla con noi.
Grazie a tutti e buona continuazione, buona serata. Grazie, grazie. Grazie ad Enrico Gasparotto, complimenti di nuovo, complimenti di nuovo. Invece Carola Gentilini ci attende perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi torniamo un po' su questa... su questo evento, su questa visita di Hindley al Museo del Ghisalo, perché poi molti di voi sanno di che cosa si tratta, molti altri magari no, vi facciamo vedere di che cosa si tratta dopo la pubblicità. ...25 anni di attività agonistica... ...30 anni di attività commerciale... ...per continuare a darvi... ...Rabottini Cicli Sport... ...bici da corsa... ...mountain bike... ...gravel e tutta la linea e-bike... ...rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH... ...abbigliamento tecnico, scarpe... ...occhiali... ...ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche... ...e assistenza meccanica qualificata... Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme, seconda parte di Velo per questa sera. Dopo aver avuto con noi Enrico Gasparotto e ci ha raccontato insomma, questi 21 giorni vissuti alla ricerca di una maglia rosa che poi è arrivata con Jai Hindley, andiamo da Carola Gentilini, torniamo dalla direttrice del Museo del Ghisalo, perché il mondo del ciclismo a Ghisalo, insomma, sono due mondi legati da un filo rosso
inestricabile, che non si interromperà mai. E mentre vediamo le immagini di questo museo che rappresenta la storia, vera, veramente, la storia del ciclismo, noi ne abbiamo approfittato perché Indre è venuto a portarvi la sua di maglia rosa. Però ci racconti un po', visto che chilometricamente non siamo proprio adiacenti a Magreglio, in provincia di Como, ci racconti un po' la storia di questo museo. Beh, prima innanzitutto volevo fare un inciso sulla donazione della maglia, perché già quando è venuto ci ha detto che era già stato al museo nel 2015 e che aveva visto la parete di maglie rosa, era rimasto estremamente colpito e quindi si era ripromesso che se mai avesse avuto la possibilità di vincere il giro sarebbe tornato a consegnare la maglia, e così è stato, e quindi questo ha reso per noi la sorpresa ancora più bella, perché il fatto che lui abbia ricordato e abbia avuto il desiderio di venire personalmente a consegnare a poche ore dalla vittoria la maglia al museo, per noi ha un significato veramente, veramente importante, e perché naturalmente la collezione ogni anno viene aggiornata, però insomma non capita tutti gli anni che certo. I vincitori vengano direttamente di persona a consegnare la maglia, quindi veramente lo ringrazio io a nome di tutto il museo, della fondazione, per questo gesto. E parlando del museo, sì, il museo sorge in un luogo, devo dire, fantastico e estremamente amato dagli appassionati di ciclismo, e è un luogo molto simbolico, perché è collocato e nasce a fianco ad un santuario della Madonna del Ghisallo, che nel 1949 è stata riconosciuta come patrona dei ciclisti, e devo dire che è un luogo che in realtà frequentato dagli appassionati di ciclismo da sempre. Basti pensare che dagli anni 20 il Ghisallo è uno dei percorsi inseriti all'interno del Giro di Lombardia, e quindi ogni anno è meta di gare e di moltissimi appassionati che vengono a percorrere, a pedalare su queste strade. Poi alla fine degli anni 90 Fiorenzo Magni, che ovviamente conoscete tutti meglio di me, ha avuto questa grande intuizione di voler realizzare un museo a fianco a questo santuario, che contiene già molti cimeli legati a campioni, e ha lanciato l'idea di creare uno spazio che potesse essere dedicato alla storia del ciclismo e che potesse diventare anche, proprio come lui definiva, la casa dei ciclisti. Quindi non un museo dedicato a se stesso, quello ha sempre sottolineato che non voleva che fosse un'opera dedicata alle sue vittorie, ma un luogo dove potessero essere ricordate le grandi vittorie e la storia del ciclismo, non solo nazionale ma internazionale. E quindi è con questo spirito che noi dal 2006, che è l'anno di inaugurazione del museo, portiamo avanti, almeno cerchiamo con grande passione di far proseguire questo grande obiettivo di Fiorenzo Magni, e di tenere in vita e far crescere sempre di più questa realtà, che devo dire è molto apprezzata e che speriamo anche di far conoscere sempre di più, ma è frequentata e amata moltissimo non soltanto dagli italiani ma dagli stranieri. Giusto per darvi un'idea, normalmente nel corso dell'anno abbiamo una percentuale di visitatori stranieri che è quasi del 50%, ed è fantastico perché nel 2019, che diciamo è l'anno di riferimento pre-Covid, abbiamo avuto quasi più di 80 nazioni di provenienza come visitatori all'interno del museo. Quindi per chi conosce il Colle del Ghisallo, quindi la collocazione di questo museo, è un grande risultato per la partecipazione e veramente il legame che c'è per questo posto. Assolutamente, peraltro noi ringraziamo per le immagini bellissime che ci avete mandato. Le vostre maglie rosa non ci sono, purtroppo. Riccardo, anche la tua, mi pare, io ho provato a controllare nelle immagini, ma neanche la tua c'è lì dentro. Purtroppo no. Non l'ho mai messa, però io ricordo
con Fiorenzo, perché Carola si ricorderà sicuramente. Andammo a fare uno shooting pre-Olimpiadi di Londra e questo shooting, insomma, questi filmati che dovevano fare praticamente per Eurosport, per promuovere appunto le Olimpiadi in quel caso, mi venne in mente, dico, ma perché non lo facciamo in un posto che è proprio, come ha detto Carola, la casa del ciclismo, cioè perché effettivamente chi non c'è andato e chi avesse l'opportunità di fare magari in gita, va in vacanza, ci sono posti meravigliosi lì, ma effettivamente è una casa del ciclismo, perché lì trovi le biciclette, vabbè, di Bartali, di Coppi, di Fiorenzo, ma ora mi fermo perché l'elenco è infinito. E andai a fare questo shooting e Fiorenzo praticamente aveva frainteso, perché pensava che fosse un'intervista per lui, e in realtà io gli avevo chiesto solo il permesso, dico, Fiorenzo, se posso venire a fare una cosa? Sì, e io ero in ritardo di una decina di minuti, forse un e Carola ride perché sa che il mitico Fiorenzo Magni, quando c'era un ritardo no di 5 minuti, di un minuto, anche meno, anche 30 secondi, se quella era l'ora dovevi essere lì almeno 5 minuti prima, minimo. E quindi mi telefonò e disse, ma allora e quindi ho questo ricordo molto bello. Fra le altre cose, gli fece un'intervista molto bella a Fiorenzo in proiezione Olimpiadi, e poi si fece sto shooting, ma meraviglioso, perché andate a visitarlo, chi è magari all'ascolto e chi ci segue, sono tanti gli appassionati di ciclismo, veramente merita tantissimo, e vale la pena andare a visitare. Oltretutto, se andate in bicicletta, ora non so Rabottini se è in grado, però aia. Non so se è in grado, lanciando una sfida, vabbè, però te sei a Milano, no, sei avvantaggiato, noi dovremmo partire abbiamo da qui. I rapporti giusti per scalare il Ghisallo in questo momento, Riccardo. Lo so. Però volevo domandare, ed ero curioso, alla direttrice. Buonasera direttrice, ringraziamo tanto per averci dato questo spazio, che secondo me è veramente molto interessante per i grandi appassionati di ciclismo. Ma durante l'anno in quanti vengono indicativamente a visitare il museo? Ma allora, sempre nel 2019 abbiamo come riferimento più o meno 15.000 persone che hanno proprio visitato e varcato la soglia del museo. In realtà le persone che circolano al Ghisallo sono sicuramente molto di più, e quindi è su questo che cerchiamo e che stiamo cercando di lavorare, proprio di incentivare l'ingresso e la visita al museo, perché è un luogo, come vi dicevo, penso magico per chi ama il ciclismo, dove vengono conservati oggetti bellissimi e veramente significativi, per cui vale, penso, almeno una volta nella vita un appassionato di ciclismo, ma non solo, vale la pena visitarlo, ecco. E devo dire che effettivamente abbiamo anche visitatori non strettamente appassionati, che però apprezzano moltissimo la nostra realtà, perché è un museo che parla naturalmente in modo principalmente dello sport del ciclismo, ma anche sottolinea un lato, un aspetto storico, anche perché lo è e lo è stato in passato, questo forte legame del ciclismo legato anche alla storia d'Italia, per cui è sicuramente l'occasione per approfondire tutta una serie di tematiche e approfondire anche quello che è il tema della bicicletta, quindi dell'evoluzione della bicicletta, perché all'interno del museo abbiamo, oltre a biciclette di campioni chiaramente, abbiamo anche una sezione dedicata proprio al mezzo, dove si spiega come è fatto, come è evoluto tutta anche la storia del cambio e del mezzo in sé, insomma, per cui è molto affascinante, penso, anche per una persona che non è direttamente ciclista o appassionato di ciclismo. Oh, direttore, prima di salutarla, perché poi quando
finiremo con il discorso Museo del Ghisallo, poi ce le dobbiamo dare di santa ragione tra chi aveva azzeccato il pronostico, chi lo aveva sbagliato, quindi adesso restiamo un paio di minuti, da un minutino e mezzo davvero ancora in pace, perché poi c'è, io avevo detto che vinceva Yates, no Almeida, quello ha tirato, quello ha fatto male, quello ha fatto bene, quindi adesso conserviamo per un minutino e mezzo questo clima idilliaco. Le chiedo in ultimo, qual è il cimelio che riscontra maggiore interesse e poi se ce n'è uno suo in particolare a cui è particolarmente legato? Ma io faccio sempre riferimento, abbiamo la bicicletta del record dell'ora di Fausto Coppi ottenuta nel 1942 al velodromo Vigorelli. Io lo ritengo uno fra i gioielli più importanti di casa e è uno degli oggetti che viene guardato anche con grande attenzione, anche perché comunque è una bicicletta ancora con tubolari in seta, cerchi in legno e insomma chi la osserva con grande attenzione rimane molto, molto affascinato. E poi sempre rimanendo nell'ambito delle biciclette, sì, io sono a Marcor forse, ma abbiamo, come già è stato citato da Riccardo, le biciclette, due biciclette di Gino Bartali, e ce n'è una in particolare che io adoro perché è quella del Tour de France del 38, che ha nel manubrio incastonata la Madonna del Ghisallo, l'icona, e insomma questo dà l'idea di quanto questo luogo da anni sia veramente nel cuore degli appassionati di ciclismo e lo è stato nei grandi campioni, e il gesto di Jai conferma che questo è veramente un luogo magico. Io la ringrazio, direttore, davvero per averci aperto le porte virtualmente, magari chissà. Grazie a voi e vi aspetto al museo a questo punto. Portiamo una, e forse la sfida lanciata da Riccardo dovrebbe essere colta. Noi abbiamo proprio in mente di farci una puntata di velo al Museo del Ghisallo, sarebbe qualcosa di incredibile, magari andiamo a trovare Riccardo, tanto per ora che viene lui da noi, facciamo prima noi ad andare da lui, quindi non c'è problema. Grazie direttore. Grazie, approfitto solo per dire che siamo aperti tutti i giorni fino ai primi di novembre con orario continuato, quindi vi aspettiamo. Assolutamente. Grazie ancora per l'invito. Gentilini. Ovviamente il Museo del Ghisallo tutti i giorni aperto a Magreglio in provincia di Como. Avevo detto che avremmo cominciato le schermaglie su chi ci ha preso, chi non ci ha preso. C'è la pubblicità ora, no? No. No, no, non c'è la pubblicità. Ti faccio vedere una profezia e poi un'altra profezia ancora più profetica, incastonata come la Madonna del Ghisallo sulla bici di Bartali, dentro la profezia di Luciano. Vediamo un po' nella puntata prima della partenza del Giro d'Italia che cosa avevamo detto. Quindi la forbice dei favoriti naturalmente si allarga notevolmente, possono venire fuori tanti nomi. Giustamente un po' nelle ultime ore sta emergendo il nome di Carapaz, che io obiettivamente non lo metterei al primo posto. Perché? Perché sì, ha vinto un Giro d'Italia, ma l'ha vinto di rimessa, non l'ha vinta staccando i corridori, ha vinto un'Olimpiadi, però l'ha vinto attaccando anche in quell'occasione di rimessa, sfruttando molto intelligentemente dei momenti particolari della corsa. Quindi invece in questa occasione, dove parti da grande favorito, dove parti con una grande squadra, devi dimostrare veramente di essere il padrone del giro. E secondo me non so se ha la qualità e ha la classe talmente così alta da partire da grande favorito. Un giro molto interessante, perché ritengo che questo giro possa essere interessantissimo soprattutto i primi 9 giorni, cioè fino alla tappa del Blockhaus. Perché? Perché è molto complicato, è molto pericoloso, ci sono le tappe a Budapest che non sono dure ma sono difficili per gli uomini di classifica, la gestione, non cadere, poi si arriverà sull'Etna, primo arrivo in salita.
quindi qualcuno sarà bocciato già dalla tappa dell'Etna, perché qualcuno potrebbe già pagare qualche secondo pesante sulla tappa dell'Etna, e quindi sul blockhouse hanno tutti la possibilità di recuperare, quindi sarà una tappa nervosa. Passo Lanciano, discesa pericolosissima di Passo Lanciano, io ritengo che questa discesa di Passo Lanciano possa decidere anche molto questa tappa, perché è una discesa stretta, dritta, dove i corridori potranno raggiungere anche 80-90 km orari. Quindi io ritengo che la prima parte del giro diventerà importantissima, e il blockhouse, i primi 10 della classifica generale del blockhouse cambierà poco rispetto alla classifica finale del giro. Beh, io ti ho messo gli applausi, te li faccio anche live. Però possiamo dire con molta umiltà, Riccardo, 21 giorni potevate anche risparmiare, ve lo dicevamo noi come andava a finire, perché il nostro amico da casa ci ha scritto a occhio alla coppia Hindley-Kelderman, Luciano ha detto che Carapaz non lo vinceva. No, posso, apro io il discorso. Vai! No, quello che mi sorprende da parte tua, Riccardo, che tu fino agli ultimi tre chilometri, agli ultimi tre chilometri dalla Marmolata, eravate ancora convinti che Carapaz potesse fare questo grande numero, quando io già giovedì scorso ho detto guardate che Carapaz si stacca, andate tranquillo, perché effettivamente non mi era sembrato così brillante, non mi era sembrato così interessante, anche sotto un aspetto tattico di corsa, un corridore che va a fare sprinter per un secondo di abbuono, cioè questo è segnale di debolezza, di insofferenza tattica pure. E quindi noi, va bene, è stato un finale veramente super emozionante, gli ultimi tre chilometri della Marmolata rimarrà nella storia del ciclismo, e noi siamo contenti che poi alla fine, ma non l'ho detto perché ero tifoso di Hindley, perché qualcuno potrebbe anche pensare no, a te eri tifoso di Almeida. Io ero tifoso di Almeida, però ti dico che avrei sbagliato anch'io, perché Almeida a questo giro non l'avrebbe vinto, come ho detto alla vigilia del giro, ma avrebbe fatto secondo se non si fosse ammalato. Okay. Perché guarda, Riccardo piano piano sta entrando dentro la telecamera. Hindley sta per esplodere. È andato io lo faccio più forte degli altri. Lo faccio finire di parlare, poi se sì, mi vai, è concesso avrò la difesa, perché allora già c'era poco pathos in questo Giro d'Italia e ce l'ha spiegato benissimo Enrico Gasparotto, e lo ringrazio perché ci ha fatto un'analisi sul perché non ci sono state determinate mosse. Quindi già è un giro che per finirlo per noi è stato duro. La tappa di Ciccone, ti faccio subito un esempio, la tappa che ha vinto a Cogne Ciccone è stata una noia mortale, ma non perché ha vinto Ciccone, perché è andato via a 20 km dall'arrivo, e a 20 km dall'arrivo, quindi più o meno un'ora, tu non sapevi cosa dire, perché il fatto di fare, cioè se faccio il tifoso allora ti dico Hindley si vedeva che era con la pipa in bocca, e l'abbiamo anche sottolineato più di una volta, guarda che noi siamo stati gli unici veramente a dire che la Bora era la squadra di riferimento, perché se avete seguito noi l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo sempre sottolineato. Hindley quando ha vinto al Blockhouse non è che per noi è stata una sorpresa. Il problema è stato quello che la rabbia era un po', perché poi ce l'ha spiegato Enrico, e quindi basta, se loro avevano previsto di fare degli attacchi che poi dopo per un motivo o per un altro non sono stati fatti, io ci avevo accanto uno che è un landista e con questo Landa tutti i giorni Landa, cioè, e fino da ultimo, fino a 3 chilometri, la grinta di Carapaz che non voleva mollare ce l'ha messa. Il problema è che non aveva le gambe rispetto a Hindley, e comunque non ci dimentichiamo che Carapaz è arrivato secondo, cioè non è che è arrivato esimo. Poi
Io avevo detto che vinceva Simon Yates e te l'ha anche detto anche Enrico Gasparotto, che la paura, forse il maggior avversario riteneva proprio Simon Yates per questo, no? Però d'altronde la corsa è questa, ma non è che, sai, le previsioni lasciano il tempo che trovano. Per me è stato un bel giro, perché comunque sono andati forte e ho trovato dei begli spunti in questo Giro d'Italia. Se vogliamo parlare del Giro d'Italia, certo. Abbiamo visto un Van der Poel che ha dato spettacolo in corsa e nel gruppetto, un personaggio eccezionale. Girmay è stato un corridore fantastico, perché abbiamo trovato anche questo un altro nuova stella. Abbiamo visto un'impresa, secondo me, non so se sei d'accordo Luciano e Stefano, quella di Covi l'ultimo giorno, perché per me Covi ha fatto un numero veramente eccezionale, e lì forse c'è da recriminare per Giulio, perché poteva fare la doppietta, invece si è messo lì a stintignare, a litigare con quello, con quell'altro, e secondo me si era un pochino più attento e non sottovalutava quello che stava facendo il corridore della UAE, probabilmente lui avrebbe vinto quella tappa lì, perché gli ha rimangiato un minuto e mezzo e forse anche di più, quindi vabbè, comunque per me è stato un giro molto bello, la gente era sulle strade, bada la gente, l'abbiamo vista anche in Slovenia, fantastica, e quindi niente, per me, poi hai vinto te perché avevi detto... Concludo un attimo sulle riflessioni di Riccardo. Riccardo, hai perfettamente ragione quando dici che è stato un bellissimo giro. Io la delusione l'ho avuto nei giorni successivi della fine del giro, quando alcuni giornalisti, alcuni giornali hanno scritto che questo giro è mancato. Secondo me non è assolutamente mancato, perché c'è stata aggressività, è stato velocissimo il giro e sapevamo tutti che alla fine della seconda settimana, dopo che questi ragazzi sono andati tutti i giorni a 40-50 all'ora di media, potessero avere nell'ultima settimana sicuramente una settimana, per quanto riguarda la classifica, una settimana noiosa, e perché tutti aspettavano la marmolata. Però è stato veramente un bel giro e sono, da questo punto di vista, sono veramente d'accordo con te. Fatemi sentire Stefano. Stefano, te invece il giro come l'hai visto? Ti è piaciuto? Avresti preferito vedere qualcosa in più? Sei stato soddisfatto di quello che hai visto? Ti ringrazio che mi hai dato la parola. Lo so, ma tu sai che qui escluso. Ci sono due galli in un intanto polaio. Intanto nel Ghisallo un Giro d'Italia abbiamo vinto e ci siamo. Ci sono? Siamo. E poi questo Giro d'Italia mi è piaciuto moltissimo, il livello si è alzato moltissimo, e io penso che bisogna fare una riflessione che magari voi non avete fatto, perché poi dite tutto voi che posso no, guarda che qui ci sono i due galli nel pollaio, io, però che tu non, sai ma non so che, da meno però so è meno. Uno parteggia per uno, l'altro parteggia per l'altro, chi va forte, chi va piano, ti sei perso allora, giochiamo nelle, a padel, delle serate giochiamo in quattro, no? Sì, bravo. E no, quindi, giocate in tre, io vi al di là di tutto, perché è stato un giro veramente duro, pronti via, non c'è più un padrone, quindi magari chi vede da casa si può pure annoiare, ma le medie si sono alzate, io sapete che abbiamo una squadra continua e facciamo fatica a volte ad arrivare, c'è questo gap, una differenza, hanno vinto mi sembra 10 squadre, 12 non hanno vinto, si dice che i giovani però c'erano 3-4 vecchiarelli, uno di 42, uno di 38, uno di 37. Te prima però quando hai detto 10 squadre hanno vinto sei stato un po' più malizioso su quelle che non hanno vinto. Ma perché è difficile? No, sei stato un po' malizioso nel modo con cui l'hai descritto. No, non lo so perché è difficile. Hai detto 10 hanno vinto, 12 hanno portato gli autobus. Ma sì, ma perché pure noi oramai, a me piace dire quello che penso. Sì. Per noi è diventato difficile. Dopo il Covid è cambiato totalmente il ciclismo. Ci sono 4-5 squadre a livello mondiale che vincono tutti e gli altri fanno quello che facciamo noi. 5 anni fa, il primo anno che abbiamo fatto la continua, abbiamo vinto 8 gare, l'anno dopo ne abbiamo vinto 7, poi c'è stato il Covid, abbiamo corso poco, ne abbiamo vinto mi sembra 3, 4, 2, quest'anno ancora vinciamo.
al di là della qualità dei corridori, è diventato difficile vincere. Professional fanno fatica. Si dice... Stefano, alcune stagioni fa le professional emergevano anzi addirittura le squadre principali erano arrabbiate della partecipazione. Ma non di è arrabbiate, invece oggi è come il calcio, c'è il budget, le prime quattro squadre di Serie A giocano per qualcosa, in mezzo sono un po' più tranquille, dietro è una lotta dei poveri, certo. Perché? Sì, perché non c'è un fair play finanziario, perché se la Ineos per dire, è più sconfitta penso della Bora, perché la Bora ha rafforzato la squadra con tanti capitani, ha tolto Sagan che mediaticamente faceva paura, con lo stesso budget ha vinto il Giro, quindi questo posso dire io in più. Il fatto dei giovani fare sacrificio, io tante volte non me ne voglia nessuno, perché se stai da quest'altra parte deve essere pure critico, l'ho detto pure mai. Magro, non lo so perché, per un motivo o per un altro, perché poi il corridore punta a determinate cose. Io avevo fatto, mi avevano intervistato su un giornale locale su Ciccone, io avevo detto che aveva preso un bel colpo sul blockhouse, perché noi abbiamo corso, sappiamo quando corri in casa, hai preparato tutto, l'avvicinamento non è stato facile. E quindi avevo detto che se aveva seminato raccoglieva, l'ultima tappa molto probabilmente ha dormito un po', se no vinceva due tappe, ma Ciccone è più adrenalinico, è un po' più, se mi permetto di dire, più come me, non avrei mai potuto vincere una corsa a tappe, perché quando ero in una condizione di classifica buona io la notte non dormivo. E il fatto che Gasparotto ha detto che Indre è una persona tranquilla, che Nibali è una persona tranquilla, se andiamo a vedere Endurai è una persona tranquilla, tra virgolette, lo stesso Inò, eccetera, eccetera. Per una corsa a tappe ci vuole un equilibrio, un recupero, eccetera, eccetera. Questi sono tutti disamini che io sono ancora nel gruppo. Noi abbiamo fatto un calendario quest'anno eccezionale per una Continental, ma va sicuro che è difficile spiegare agli sponsor perché non vinciamo. Quindi noi siamo piccolini e sono orgoglioso di rappresentare questo progetto, fare attività World Tour, perché sì, noi siamo partiti dalla Turchia, abbiamo corso sempre con le World Tour, i corridori purtroppo è cambiata la mentalità, io sto studiando sempre, ho detto che quando avevo l'età di Gasparotto avevo un'altra verve, oggi bisogna essere realisti, quindi noi diciamo ancora che dobbiamo mangiare qualche panino, ma i panini non ne mangiano più. Cominciano gel, tortine di riso, quindi è cambiato tutto. Non è che non si può fare, ma forse bisogna pensarlo in una maniera diversa. Ci vuole le stesse figure che sono in un World Tour nel piccolo, ma non è facile trovare la professionalità. E soprattutto i ragazzi, l'80%, secondo me, sono frustrati, perché vedono questo gap, questa differenza. E c'è un'altra analisi importante, non ci sono più corse facili, non ci sono più gare con altimetrie tranquille. Noi abbiamo fatto il Coppa e Bartoli, 5.000 metri di dislivello, io gli ho detto raga facciamoci un bicchiere di vino, tranquillo, proviamo domani ad andare in fuga, bisogna essere realisti. Tutto questo a me è piaciuto, ma perché noi ci piace il ciclismo, vediamo il dettaglio. Quando Carapaz ha perso 3 centimetri, io ho detto subito è saltato, perché sei dentro al ciclismo, ma per la massa tante volte non lo capiscono, non c'era nessuno, si andava piano, ho sentito a dire, ma che stiamo scherzando? Poi per dire il blockhouse, oggi lo fai con dei rapporti, se vedevi Indre andava molto più facile, Carapaz si piegava sulle spalle, ciclismo di una volta ci piegavamo tutti quanti, o mi sbaglio Magro, e andavamo di forza, perché il blockhouse noi lo facevamo col 23, oggi con che rapporto lo fanno? Col 36 hanno la possibilità di mettere il 32. È cambiato tutto, perciò tu lo puoi fare il ghisallo col 36. Sì, sì, ma lo faccio tranquillamente. Senza bici elettrica comunque. Che vorresti dire ora? No. Hai capito che no, cosa? Scusate, sto parlando con Stefano. In negozio le bici elettriche le ho vendute tutte, quindi non posso nemmeno prendere la bici elettrica. Ora. No, comprati un casco però lì, Arturo. Hai capito che cosa intendevo io prima quando te mi hai detto fai giocare anche me? Il problema è che a volte è difficile giocare anche per me, capisci? Perché e quindi facciamo e la cipressa l'hanno fatta piano e non l'hanno fatta veloce, e poi ci tornano la puntata, due puntate dopo. Cambiato, tu avevi detto è che cambiato tutto il ciclismo oggi, e lo sappiamo tutti, la percentuale non lo so, però una maglia
per home body che ti fa guadagnare tot al secondo, la barretta, il gel, cuscinetti in come si dice in ceramica. Io parlavo, sono stato qua, sono stati tre giorni qua, sono andato a trovare un po' i miei colleghi e ci sono squadre addirittura che hanno un budget pazzesco che comprano tutto materiale difficile da reperire, spendono una barca di soldi per la tecnologia, quindi non si possono fare i paragoni. Io dico sempre, si può fare paragoni con Coppi, con Merckx, sono epoche diverse. Oggi sti ragazzi bisogna dirgli bravi, bravi veramente, perché sì, deve andare uno sport d'elite. Beh, una bicicletta costa, quando costa? 15.000 euro, quando le fai pagare le biciclette? Un po' meno. Un po' meno, dai. E le squadre, secondo me, poi io cerco di dire sempre quello che penso, sono frustrate, perché se tu vai a un Giro d'Italia e fai dietro motore tutto il Giro d'Italia, ma io dico, che gli racconti per Raglio? A lei, forza lei, è scoraggiante. Però ho visto pure la differenza, parlando con degli imprenditori che vogliono fare, per dire, il Giro d'Italia con quattro soldi. È impossibile. Okay. Tanto io lo dico spesso, se parte da 20 milioni a 40 milioni di euro, i soldi fanno la differenza. Le professional parte da 3-4 milioni, che noi non abbiamo una squadra, se non mi sbaglio, con 5 milioni di euro in Italia, non ce l'abbiamo. Quindi dove vanno gli atleti? I calciatori dove vanno? Eh sì, certo. Dove c'è il budget? Premier League. Io quando vado con tutto il sono orgoglioso di questo, perché ci sei nel circuito. Io dico sempre, quando ai ragazzi, voi partite con Nibali, partite con i grandi campioni, almeno mettetevi a fianco a questi campioni, ci fanno una foto e c'è Bora e a fianco c'è Giotti Vittoria, è come la Coca-Cola che ci mette il marchio Rabottini, lo vede tutto il mondo, perché so che è difficile. Il fatto di andare in fuga è deprimente, che la RAI ti dice sempre che l'hanno fatta andare in fuga, perché poi adesso, a me mi dispiace dirlo, ma chi va in fuga all'inizio del Giro d'Italia è controproducente, sembra che sei scemo. Ai tempi nostri De Zan ti esaltava, tu tornavi a casa orgoglioso. Oh, la comunicazione è, sei un pirla se vai in fuga. Non so se condividete. Beh, allora, Riccardo su Kluge ha un'idea ben precisa, però lì c'erano circostanze particolari, cioè era il giorno del Fedaia, è partito a 160 km dal traguardo. Ma pure Van der Poel ha perso 5 tappe, Van der Poel. Ma Van der Poel... Ma a me piace Van der Poel, lui ha studiato il Giro d'Italia per vedere in futuro se può fare qualche corsa a tappe da, come si dice, da protagonista. Cioè lui si staccava contento con la ruota sola, ma perché più da classiche. Però a tutti ci piace, pure io volevo diventare velocista, lui voleva diventare scalatore, cioè tutti cercano di migliorarsi. Quindi Van der Poel ha fatto uno spettacolo pazzesco, se pensiamo a una tappa, non so se era di Napoli, pronti via, e c'erano i migliori corridori di forza che inseguivano a doppia fila e non riuscivano a rientrare. Ma sapete che significa? Noi lo sappiamo, andare a 60-70 all'ora con la bicicletta. Io adesso che vado in bici, quando faccio una discesa a 60-70 all'ora, dico, madonna quando vado veloce, eppure ero uno dei più spericolati, se vi ricordate. E allora Van der Poel, perché in una squadra tra virgolette piccola? Perché molto probabilmente c'è un compromesso, corro come voglio, o sbaglio? Relativamente piccola. Se vai a World Tour, tu sei un numero. Però è relativamente piccola, Stefano, perché quella lì... No, non hai capito, ha libertà d'azione. Sì. Cioè, se tu, Van der Poel, riesci a gestirlo, ti vince quattro tappe, non te ne vince una. È impressionante per come andava fuori. Lui, hai detto bene, lui probabilmente è venuto, sto cercando una cosa, ora poi te la faccio vedere, probabilmente lui è venuto per capire la cosa, ma ti volevo far vedere. Ma per esperienza, ricordo, quando si faceva la Vuelta. Riesci a vedere, 83, si vede? Cos'è? 83. Ah sì, 83 km, 840 metri, 3 ore, 9 minuti e 30 secondi. No, lascia stare le 3 ore e 9 minuti. Vabbè, me l'hai fatto vedere, pensavo dovessi leggere tutto. No, ho sbagliato. Ah, tu dovevi far solo vedere i chilometri. No, ho sbagliato questo. Era questa la velocità, 79. Si vede? Ok, sì. 79 vuol dire 80 lì, sì. 79,8. Sì.
No, gli volevo far vedere a Lucio, perché cioè a Monzon, che anch'io ancora io in discesa vado forte, è la salita che è la salita che mi manca un po'. No, comunque, però voglio dire, è cambiato troppo lo sport. Vogliono fare la Superlega di calcio, sì, e farà una Superlega di ciclismo, quindi è difficile oggi emergere. Scusami Stefano, a proposito di Superlega, che però nel calcio non c'è, anche se un po' c'è, e nel ciclismo c'è, ed è anche, diciamo, così da un po' di tempo. Squadre partecipanti, sai, le squadre migliori vanno al Matteotti? Chi viene? Matteotti, ti è piaciuta adesso questa rasoiata? No, mi ero ripromesso di chiedertelo, non sapevo in quale spazio infilarmi. Ma sì, poi mi ha chiamato Luciano, perché noi partiamo domattina presto per la gara e quindi non posso dire di no a voi, e sinceramente voglio dire che io molto probabilmente, personalmente, per una questione mia personale, io il Matteotti quest'anno non lo farò. Questa è la notizia, ma non perché... È una cosa mia personale. La farai come squadra, come squadra, o non la farai? No, 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 proprio il Matteotti. Ma non ci sarà, perdonami, non ci sarà l'evento, o l'evento ci sarà e non ci sarà stato? Allora, io ho parlato col presidente, perché il presidente è Sebastiani, e io ho detto che non me la sentivo per una questione mia personale, e lui ha ribadito a me, mi ha detto se non lo fai tu non si fa. Ma personale extrasportiva o personale sportiva? Extrasportiva. Vabbè, okay. Allora questi sono e quindi lui ha detto se non lo fai tu non si fa, e se c'è invece qualcuno che lo vuole fare, perché comunque 4 anni e diciamo che c'è tutto per far uscire un buon Matteotti, e si facesse avanti, no? Ma non ci sono, perdonami, l'impertinenza e l'insistenza. È una decisione come le dimissioni, irrevocabile? No, no, ieri sera siamo stati a cena. È una decisione che te... È una cosa che non mi sento io, perché purtroppo dopo 4 anni ho una situazione personale che non mi sento di affrontare uno stress. E il presidente Sebastiani cosa dice sul Matteotti? Ho detto prima, se non lo fai tu, lui non lo fa. Io non lo faccio. E questo mi gratifica, perché vuol dire che Daniele, al di là di tutto, perché c'è chi dice, parla e chi fa, Daniele l'ha fatto per me, quindi già con tutti i problemi che ha nel calcio, il Matteotti è un problema in più. Ma al di là di questo, poi può darsi pure che ci sia qualcuno che si faccia avanti, perché il Matteotti è sano, non c'ha un euro di debito, si fa fatica tutti gli anni, però io ho avuto il coraggio, non ce l'ho mai, di dire che non lo voglio fare, non me la sento. E questo in anteprima, perché in occasione parliamo di ciclismo, mi dispiace fortemente, ma io non so dire no. L'età, la devo dire, non la devo dire? No. È una vita che io non so dire no a nessuno. Mi è maturata questa cosa per una cosa mia personale, ho detto, dico no, l'ho detto a lui, magari poteva dire vabbè, si fa lo stesso, e lui mi ha ribadito questo è la situazione a oggi, ma è una decisione, diciamo, delle ultime ore. Ci fermiamo. È irrevocabile. Non lo sappiamo. No, non dipende da me. Cioè, se c'è qualcuno che si sente di fare il Matteotti. Ma Riccardo intendeva irrevocabile rispetto alla tua posizione. Io devo, purtroppo, Magro non mi conosce bene, Luciano lo stesso. Io è 40 anni che sto a tutto, che sto in fuga. Io adesso è un ciclismo diverso, ma quando correvo io ero in fuga, ero staccato. A volte ci vuole il coraggio di dire di no. Non è che c'è qualcosa che non va, io sono soddisfatto di quello che si è fatto in questi 4 anni. È una mia presa di posizione, perché purtroppo non me la sento. Ok. Ci fermiamo per l'ultima volta, così vi do anche il tempo per fare un po' mente locale su quello che ci ha detto appena Stefano, poi rientriamo per gli ultimissimi minuti di questa sera con Velo. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike,
Gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo, avrete capito, insomma, la discussione anche con toni simpatici è continuata durante la pubblicità. Stefano ha detto, però un'ora mi sono divertito a vedere Velo dal vivo.
Certo, ospite vero? Proprio. Cioè, un posto in prima fila come un vecchio adagio pubblicitario. No, mi sembrava di stare a casa, mancava un cognac e un sigaro. Guarda, se vuoi ti regaliamo la visione in Ultra HD dallo studio di Velò tutte le settimane. E mi fa piacere perché adesso sarò fuori una settimana. Fate la didattica Ionica Race. Che cos'è? Raccontacela un po'. L'organizzatore è Moreno Argentin, per 2 anni non l'abbiamo fatto, quindi la sua idea, da quello che ho capito, parte dal Friuli e vuole arrivare in Puglia, anche fino a Ionio. Quindi quest'anno arriva Ascoli Piceno, è una di quelle gare che, finita la gara, siamo Gabriele Di Francesco 5 minuti da casa. E sì. Quindi, cioè, andate su e poi piano piano tornate a casa. Giù. Anche perché tanti non lo sanno, ma le Continental sono, diciamo, tra virgolette, disagiate. Io sono fortunato perché ho fatto un grande calendario veramente. Ma andare a correre in Grecia, trasferte in traghetto e tutto quello che c'è, noi lo facciamo perché c'è una forte passione. Perché la differenza è proprio quello, parlando a volte con gli imprenditori, c'è il Giro d'Italia, ma una volta non era solo il Giro d'Italia, non so se condividete, si partiva dalla Sicilia, poi si faceva la Sardegna, il Calabria e tutto quanto. Io ho fatto anche delle proposte al Trofeo Matteotti nel briefing di apertura, dicendo che se ognuno di noi del settore, faccio un esempio, lui no perché già ha 3 lavori, magro e super impegnato, ma se ognuno di noi faceva in piccolo quello che io ho fatto, il bike park 5 anni, e poi ci fai una gara di juniors, oppure fai una gara di una squadra di bambini come fa Moreno Di Biase, queste sono cose che dico da 30 anni, sono un po' stanco anch'io, sono logoro anch'io. Fai una squadra pure piccola, fai un'associazione dei poveri, come li chiamo io, organizzi delle gare, fa la differenza. L'Italia si riprende in un anno ciclisticamente, perché è stata sempre una grande scuola. Noi parliamo di Idle, ma chi ha mandato Idle qua? Correva con Umberto 30 anni fa, quanti anni fa? Quindi c'è una tradizione forte, non sarà come la Lombardia, come il Veneto, come la Toscana, ma noi in Abruzzo siamo sempre accoglienti. Poi, permettetemi una polemica, anche se siamo in un'altra televisione, Magrini rappresenta Eurosport, ma se tu aspetti la RAI, che poi dopo la RAI noi paghiamo per il Matteotti e non viene nominato un trofeo Matteotti che dovrebbe essere il 75esimo trofeo Matteotti, non vuole, vi sta antipatico Stefano perché dice quello che pensa, mi va benissimo, Matteotti è di tutta l'Abruzzo, si chiamava la classica pescarese e abbiamo messo nome la classica abruzzese. E se non ci credono più gli imprenditori è difficile andare avanti così. Poi ripeto, non è per quello, perché l'abbiamo fatto 4 anni, puoi fare anche 5, è una mia scelta personale, perché devo imparare piano piano a dire di no, perché da fuori è tutto bello, ma oggi il ciclismo è diventato veramente impegnativo. Organizzare un giro è impegnativo, organizzare una trasferta è impegnativo, l'abbiamo fatto col Covid. Quindi la volontà ho dato oltre, io do il massimo sempre, quest'anno non me la sento. Chiarissimo, chiarissimo. Insomma, manca ancora un po' di tempo, vediamo se poi... Insomma, mi sembra un no abbastanza deciso. No, quindi... diciamo pure che questa sera Stefano ci spiazza anche un po' con questa... notizia, questa decisione. Avete fatto sta un'ora ad ascoltare. Lui dice la prossima volta facciamo star zitto un'ora e mezza, così non ti ho fatto d'ora. Che anche il presidente del Trofeo Matteotti e della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, ufficializzi questa vostra decisione, e speriamo pure che la politica sia molto attenta a quelle dinamiche che succede sul territorio, perché tra l'altro il Matteotti, come hai detto tu Stefano e come sappiamo tutti, è la storia del ciclismo abruzzese, e mi auguro che anche la politica si possa prendere delle responsabilità oggettive molto più serie. Ma io aggiungo anche imprenditori. Aggiungiamo anche gli imprenditori. Non si può fare anche perché un Matteotti gli ultimi 10 giorni, perché luglio e agosto magari siamo tutti vacanzieri. Questo oramai si progetta 2 anni prima, l'UCI ha già scritto per la data del prossimo anno e vogliono tutto subito.
chi sta in questo mondo oggi non può improvvisare a fare la gara delle Paiarò in 5 giorni, non è più volontariato. Noi in Matteotti ci sono 220 la protezione civile e la gara, questo con orgoglio lo dico perché l'ho voluto fortemente, grazie anche alle persone, le poche persone, a mio fratello, a Tiziano Onesti, 4-5 persone, pedante, il resto volontariato è finito. Quindi tu quando organizzi una gara così devi essere strutturato, un giorno devi lavorare un anno, il Matteotti non si fa più in 3 giorni, e quindi quando ti pesa tutto sulle spalle è una grande responsabilità. Io, mi dicono tutti che sono un pazzo, meno male sono pazzo, io cerco di essere responsabile il più possibile. Vi posso assicurare che l'UCI l'ha preso come esempio, perché è un circuito, è l'unica gara che si fa in una città, l'abbiamo spostato come data con amici per avvicinare delle gare in più. Avevo tante idee, però mi sembra da quando sono nato sto fa la lotta contro i mulini a vento. Chi fa questo lavoro come il nostro è magro, lo sa, non sei una persona normale che ha gli amici, non hai più amici, perdi la famiglia, perdi gli affetti, perché è una missione impossibile e lo fai perché ti piace. Ma il fatto che ti piace non bisogna approfittarsene, perché poi tu, io prima dimostro e dici ok, il Matteotti può crescere, si può fare così così, si può abbinare altre gare come il trofeo per di Taccone al Lago. Te, ecco, tu prima avevi dietro le quinte, avevi anche ipotizzato questo scenario qui, cioè coinvolgere anche le altre 3 province abruzzesi. È la cosa più bella, perché sai che la Movistar, partire dalla Spagna per venire a fare il Matteotti, o c'hai un budget pazzesco dove ci fai, come si chiama, la prova di Coppa del Mondo che era Santander, e quindi per una questione di punteggi vengono tutti quanti, oppure devi mettere insieme 3-4 gare che sul territorio tutti quei soldi che tu raccogli rimangono sul territorio, come i 3 giorni del Giro d'Italia, che è stato fantastico, per carità, ma non c'è solo il Giro d'Italia, perché facendo così si arriva alla Superlega, no? Sì. Gare di Serie A e il resto sparisce. Col bike park, cioè questa è una polemica con me stesso, perché forse ci ho creduto solo io, avevo un'area pazzesca, quando non c'è il rispetto per il lavoro che fai, per quello che tu vuoi fare, per i bambini, perché sai, uno lo può dire, magari non lo pensa, che fra 10 anni ci avranno tutti il diabete di tipo 2, tu li fai giocare e qua si parla solo di esasperazione, devi diventare campione. I genitori spingono i figli a fare sport, ma non penso solo nel ciclismo, devi diventare campione. A 18 anni si stufano tutti quanti, ma vi siete domandati perché non escono più i corridori in Italia? Sono tutti fenomeni a 18-19 anni, escono, usciranno sempre, perché il ciclismo è uno sport d'élite, globale, mondiale. Gilmer, che viene da... Eritrea, però è quello che è venuto prima, sa correre, sa guidare la bicicletta, ma sapete quanto ci vuole poi? E lo sai quanto ci vuole a perdere tutta quella storia che abbiamo? Uno va a scuola adesso, vedete quanti bambini sanno andare in bicicletta. Cioè per me è stata una vocazione, sono sempre stato un bastian contrario, lo sanno loro due, lo sanno meglio di tutti, pure quando correvo contro tutti. Avrò avuto qualche trauma da bambino, sicuramente, perché è più facile stare con la Fantini e stare zitto, yes man, e poi andare col World Tour. È più facile, ve lo assicuro. È più difficile fare delle scelte coraggiose come faccio io. Questo non c'entra niente, non è polemica, perché non voglio fare il Matteotti perché non c'è il budget. I conti sono a posto. Abbiamo riportato sul Matteotti, grazie anche a Renato Ricci, che ha avuto una pazienza per quanti anni. Io ho avuto il supporto di Daniele, perché da solo non l'avrei fatto, perché non sono un imprenditore. Ma dopo 4 anni che stai crescendo e tu senti che la tua energia non è quella di prima, per tanti motivi, perché pure io ho bisogno di essere valorizzato e motivato, ho preferito dire no. Chiarissimo. Cioè, penso che... Hai detto tante cose, però tante cose con cui, insomma, ci sarebbe da fare un'altra trasmissione, perché questa è finita. Le 22, 45 e 47 secondi e Maurizio già mi ha detto chiudi. Posso chiedere a Maurizio il permesso, a Riccardo e a Luciano 20 secondi a testa di riflessione su queste parole.
Di Stefano? Io sono molto triste. No, diciamo che le riflessioni... Ok. Scusami Riccardo, vai tu Riccardo, vai. La chiusura la fai te, come al solito. Sì, vai tranquillo. No, dicevo, mi ha rattristato molto questa analisi. Io Stefano lo conosco bene da tanti anni e so quello che dice ora, l'ha sempre pensato. E ha sempre fatto tante cose per il ciclismo, e sentirlo così amareggiato, evidentemente la cosa non è una cosa semplice. Come io dico di Nibali, che per me non smette, qua non mi sento di dire che effettivamente Stefano ci ripensa. Mi rattrista, perché comunque lui è sempre stato una persona corretta, un uomo, uno che ha dato sempre l'anima, e dispiace che per motivi che posso immaginare, insomma, debba mollare un progetto che ha fortemente voluto in questi anni. E questo mi rattrista molto. No, io invece già in parecchie circostanze avevo sottolineato anche l'assenza un po' della politica, nel senso che a volte la politica su questa regione ha chiuso molto le porte agli organizzatori locali, alle manifestazioni locali, e a volte apriamo facilmente i portoni quando arrivano organizzatori da fuori e propongono manifestazioni. Per esempio, anche sul Giro d'Italia di quest'anno, la tappa del Blockhaus, dopo tutto quel bello che abbiamo visto di pubblico che c'è stato in questa edizione del Giro, vedere la tappa del Blockhaus dove giustamente non c'era nemmeno pubblico, e noi abbiamo pagato queste due tappe, sia l'arrivo del Blockhaus che la partenza di Pescara, eppure poi il pubblico è stato rimandato a casa. Sono manifestazioni queste pagate con soldi pubblici, quindi a volte il pubblico andrebbe anche rispettato molto. Adesso in questi giorni si sta parlando di una partenza addirittura del Giro d'Italia di 3 giorni in Abruzzo, quindi subito la politica si fanno grandi con questa bellissima iniziativa che potrebbe succedere in Abruzzo. Però la politica deve stare anche molto attenta a tutto quello che succede sul territorio, ma non solo nel ciclismo, in generale in tutti gli sport. Qui ci sono, l'ho sottolineato parecchie volte, ci sono società di base che non hanno più soldi per andare avanti con le squadre dei ragazzi. E tutto sommato questo è un lavoro sociale che non va assolutamente dimenticato. Quindi dallo sconforto di Stefano, giustamente ci rattrista un po', e noi ci auguriamo che la politica stia molto attenta a tutto quello che succede, certo, sui nostri territori, e mi auguro che la politica stia un attimino anche molto, ma molto vicino alle società di base, perché le società di base lavorano con i ragazzi, è un lavoro sociale che si fa molto interessante per la comunità. Quindi speriamo che anche dalla parte della politica ci siano delle riflessioni molto sagge. Fuori tempo massimo, grazie Luciano, grazie Stefano, in bocca al lupo per la corsa che inizia sabato, vero? Dopodomani, sabato, in bocca al lupo, grazie Riccardo, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo, anche con voi che ci avete seguito, scusami Maurizio, è tutto per questa sera, tra 7 giorni ci vediamo con velo numero 15, buonanotte.